spetta al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che ci raggiunge e che ci consente così di concludere i lavori di questa bella giornata. I protagonisti siete stati voi, Presidente. Grazie a tutti, grazie di cuore, grazie a Maurizio Martina, al compagno Martina. C'è il pezzo di Lula che è stato tagliato perché è un video che è stato tagliato, c'era un momento topico quando diceva compagno Maroni e però l'abbiamo tagliato per evitare che Pisapia fosse geloso, quindi è stato un momento anche di censura da parte del ministro Martina. Molto, molto rapidamente, un anno fa la parola da associare all'Expo era scandalo. Magari anche in modo giustificato, anzi direi soprattutto in modo giustificato, perché tante cose funzionavano, però alcune no. E nell'opinione pubblica, nel dibattito quotidiano, nei titoli, nel parlarsi chiaro al bar, se uno diceva Expo, la risposta, l'associazione di idee era scandalo. Sono allora grato innanzitutto a chi in questo periodo, Beppe Sala, al prefetto, a tutta la squadra e naturalmente in modo particolare all'ANAC e a Raffaele Cantone, è riuscito a trasformare questo evento in un'opportunità. Se siamo qui oggi però è per dire che non basta, che noi non ci accontentiamo di aver cancellato la parola scandalo per aver inserito la parola opportunità. Se noi siamo bravi, e qui si parla della nostra comunità, se noi siamo bravi, nei prossimi 83 più 184, mi fa un po' impressione che Sara tenga il conto alla rovescia, cioè non vedo l'ora che arrivi il primo maggio, si presta ai primi, questa riflessione, ma negli 83 più 184 giorni che ci aspettano, che sono i giorni dell'Expo, se noi siamo bravi trasformiamo la parola chiave dell'Expo in identità. Se noi siamo bravi, l'Expo diventa la cartina di tornasole delle grandi ambizioni che ha l'Italia e dell'impegno a considerare la parola identità come un tratto qualificante i prossimi anni di dibattito politico-culturale in Europa e nel mondo. Oggi la parola identità viene utilizzata spesso a sproposito, è una parola che viene utilizzata in chiave difensiva, è una parola che fa paura. L'identità talvolta messa contro l'integrazione, non capendo che il contrario della parola integrazione non è identità, è disintegrazione. L'identità è il senso profondo di ciò che l'Italia è. E io parto dal presupposto di dire che se l'Italia è quello che deve essere, non ce n'è per nessuno. Io parto dal presupposto che se l'Italia fa il suo mestiere e gioca la sua partita, nel mondo siamo in grado di giocarcela con tutti. E parto dal presupposto che il tema dell'Expo, la mia gratitudine a tutti gli amministratori, a partire dal sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, voglio ricordare il suo predecessore Letizia Moratti, che ha avuto un ruolo fondamentale nel recupero dell'assegnazione dell'Expo, se accanto al lavoro degli amministratori ciascuno di noi, la scelta di questo titolo, ci mette del proprio, ci mette tutta la propria passione, la propria energia, la propria determinazione, riusciremo a fare dell'Expo non semplicemente un evento, non semplicemente un appuntamento, non semplicemente una fiera. Non siamo un catering. Non siamo, eppure vogliamo che si parli di cibo e che il cibo sia all'altezza. Non siamo un'organizzazione vita di eventi, l'organizzazione di eventi, eppure vogliamo che le cose finiscano per bene. Non siamo un insieme di filosofi e pensatori, eppure vogliamo discutere. Noi siamo un paese che con l'Expo vede quello che può essere l'Italia dei prossimi anni. Innanzitutto un'occasione per combattere le ingiustizie. Le ingiustizie globali, planetarie, di cui ha parlato Lula, che storia straordinaria, la storia del suo Brasile. Ma quante ingiustizie, lo ricordava Massimo Bottura prima, ciascuno di noi vive nella quotidianità. Se la politica rinuncia a combattere l'ingiustizia, non è più politica, è mera amministrazione, è mera quotidianità.
quanta bellezza c'è nella sfida che ciascuno di noi può avere, lo ricordava Oscar Farinetti, nelle biodiversità e nella caratteristica italiana. Io parto da un'esperienza molto piccola e banale. Da sindaco di Firenze la coccarda che mi tengo al petto è quella di essere stato il più grande ristoratore della Toscana. Lo sanno i sindaci, lo sa Piero, lo sanno tutti i sindaci che sono qua. Perché la mensa, che tutti i giorni danno a mangiare, le mense che danno a mangiare ai bambini di Firenze, servono 24.000 bambini. E immagino che i numeri saranno ovviamente simili in tutto il nostro paese. L'idea che il 76% fosse filiera corta e l'89% fosse biologico era un elemento di orgoglio, perché era un elemento che faceva capire come vi fosse una scommessa culturale e politica dietro a questa riflessione sul cibo. Ma non è sufficiente. Bisogna tornare a vincere la scommessa educativa e culturale, per cui tutte e tutti, le nostre ragazze e i nostri ragazzi, non soltanto si innamorino del reddito Masterchef, ma siano capaci di valorizzare come tale il significato politico profondo di una scelta del campo del cibo o di un'altra scelta del campo del cibo. E poi naturalmente c'è un pezzo della nostra economia che non ha paura di competere a livello globale e che è il pezzo dell'economia che viaggia nell'export e che continua a fare risultati importanti, che non è soltanto quella dell'agroalimentare, che ha margini di miglioramento straordinari per la qualità delle imprenditrici e degli imprenditori e anche per il fatto che ancora alto è il gap tra i prodotti Italian Sounding e i prodotti che hanno un suono italiano e quindi un mercato potenziale e i nostri prodotti veri e propri, ma anche perché l'Italia è il leader non soltanto nel settore agroalimentare, che potrebbero essere uno di più, certo, ma perché siamo forti nel campo dell'innovazione, della tecnologia, dei macchinari, perché non siamo un paese rannicchiato nella paura come hanno potuto farci credere per anni. Ecco perché l'Expo può essere una grande occasione per l'identità di questo paese. A condizione che ciascuno ci metta del proprio, a condizione che si esca da questa rituale e noiosa melina del continuo aspettare che siano altri a risolvere i problemi. Voglio utilizzare una espressione che viene dal mondo dell'agricoltura. Il 2015 per l'Italia è un anno Felix, che non vuol dire semplicemente felice, vuol dire fertile. È un anno straordinariamente fertile. Ci sono tutte le condizioni all'esterno del nostro paese per tornare a correre. Dopo anni, mesi, settimane di polemiche, dall'Europa qualcosa si muove. La comunicazione sulla flessibilità, il piano degli investimenti, le misure della Banca Centrale Europea e conseguenza di questo sforzo pressante è il fatto che finalmente il rapporto tra euro e dollaro è tornato nei canoni di una normalità che aiuta le nostre imprese. Se a questo si somma la crisi del petrolio, le condizioni economiche internazionali ci lasciano un anno di opportunità, un anno Felix. Ma anche le misure che sono state messe in campo dalla politica rispetto alle aziende sono oggi tali da dire non ci sono più valide per nessuno. Via il costo del lavoro dall'IRA, no contributi per chi assume a tempo indeterminato. Grande investimento di semplificazione della macchina amministrativa che è ancora all'inizio, io vorrei essere chiaro, ma che è il segnale che davvero l'Italia, se fa l'Italia, è in condizioni di competere. Che se l'Italia fa l'Italia per bene, non ce n'è per nessuno nel mondo. Allora, di fronte a questo anno Felix, che facciamo? Come la affrontiamo la sfida dell'Expo? Semplicemente facendo l'elenco delle cose che non vanno. Sì, ci sono state delle cose che non andavano bene. Le abbiamo affrontate. L'Italia non ha paura nel settore della corruzione di giocare tutte le carte necessarie. Al G20, a Brisbane, in Australia siamo stati noi relatori, grazie ad alcune buone pratiche come quella dell'ANAC, per raccontare a tutti gli altri paesi che cosa stavamo facendo. Dobbiamo smettere di continuare a vivere in una dimensione di costante distruzione di ciò che siamo e di come possiamo essere. Dobbiamo recuperare, non dico un po' di amor proprio,
dobbiamo recuperare l'amore per la realtà dei fatti. Ma il passo successivo è quello che ciascuno di noi si sente messo in, chiamato in campo. Allora, il primo maggio, perché accanto al lavoro di Maurizio c'è il lavoro culturale che in particolar modo Dario sta seguendo, anche scelto per aprire il dibattito di questo brillante lunedì di bello per suscitare grande entusiasmo nella rete e nei social, per avere un gigantesco momento di entusiasmo planetario. Ma ciò che stiamo facendo a livello culturale non è banale. E mi fa impressione pensare che il primo maggio una delle più grandi realtà culturali del mondo, di fronte alla quale insieme con il ministro, io e tutti noi ci inchiniamo, che è la Scala, l'orchestra del teatro della Scala di Milano, che è un nome che semplicemente nell'evocazione suscita emozione e brividi da parte di milioni di persone nel mondo, possa avere con una grande opera, italiana, con la Turandot, proprio gli eventi dell'Expo, la presenza del Presidente della Repubblica, a cui rivolgo insieme a tutti voi il mio più deferente saluto e l'augurio di buon lavoro per questi 7 anni. Mi fa impressione pensare che ci sia gente che ha preso da tempo, ha immaginato di comprare un biglietto e di venire ad ascoltare non soltanto le note di Puccini, ma o di vivere quel momento, e voglio dirlo con molta franchezza e decisione da questo palco, se c'è una qualche minoranza che pensa di poter bloccare non in nome del sacrosanto diritto di sciopero, ma dell'inaccettabile diritto di boicottaggio quell'evento, sappia che siamo pronti a tutto, anche a misure normative, per far sì che il primo maggio noi iniziamo con una figuraccia internazionale che sarebbe incomprensibile per tutti. È stato incredibile che vi sia una minoranza di blocco che vuole provare a dare di noi un'immagine che non appartiene alla stragrande maggioranza degli italiani. Credo che su questo persino con i sindacati siamo d'accordo, e questo costituisce un elemento di novità in omaggio a ciò che ha detto lui. E allora io credo che noi siamo a un passo da un 2015 in cui l'Italia riprende a crescere. Ci sono tanti teorici della decrescita felice. Io ho visto gli ultimi 3 anni in Italia. Direi che come decrescita felice c'è bastata. È stata molto decrescita e poco felice. Adesso si tratta di rimettersi in moto, di rimettersi in cammino. Per farlo però nessun dorma. Giochiamola sull'espressione proprio della Turandot. Nessun dorma, perché questa dell'Expo non riguarda Martina, non riguarda Sara, non riguarda Pisapia, non riguarda Maroni, non riguarda Franceschini soltanto. Questa riguarda tutti noi. È come i cittadini milanesi avranno l'occasione di presentarsi che farà la differenza. È come l'amor proprio per il nostro paese che farà la differenza. È come la storia di 8.000 comuni, di 20 regioni, di tante piccole e grandi storie istituzionali farà la differenza, come ci presenteremo a fare la differenza. E voglio dirlo con grande umiltà, ma anche con grande decisione: se saremo nelle condizioni di presentarci per quello che siamo, allora l'Expo smette di essere il nostro scampo e diventa la grande occasione per poter parlare dei grandi temi, certo, della difficoltà di vivere un tempo come il nostro pieno di inquietudini, ma anche di essere finalmente un paese che smette di mettere nella propria biglietto da visita, nella propria carta da visita, l'elenco di quello che abbiamo fatto nel passato. Io credo che sia arrivato il momento di dire che l'Italia è la patria, non solo per quelli che hanno fatto i capolavori, non solo per Dante, per Michelangelo, per Leonardo, ma non voglio citare tutti i toscani, possiamo naturalmente arrivare a tutti i grandi personaggi della storia, Manzoni, i grandi innovatori, gli imprenditori di questa città, gli uomini del design. L'Italia però non è la patria di quelli che ce l'hanno fatta. L'Italia è la patria di quelli che ci portano. Io interpreto il mio governo, il nostro governo e l'Expo come l'occasione per dire una volta di più, fuori da qui e dentro i cuori di ciascuno di noi, che noi non siamo il paese di quelli che ce l'hanno già fatta. Siamo il paese di quelli che ogni giorno ci portano. E allora, amici milanesi, questa è la prima occasione formale, pubblica, ufficiale,
in cui facciamo uno sforzo insieme comune per andare verso la carta di Milano. Sappiamo che in questo sforzo non c'è soltanto semplicemente la grande questione del cibo e della possibilità di nutrire il pianeta, c'è qualcosa di più, c'è la possibilità che il nostro paese torni a essere quello per cui è stato voluto e pensato da chi ci ha preceduto. Un grande paese portatore sano di speranza e di entusiasmo. Se tutti noi saremo in grado di dare un piccolo contributo, non soltanto l'Expo sarà un successo, ma l'Italia si rimetterà in moto ed è quello, io credo, che abbiamo il dovere di fare tutti insieme, indipendentemente dalle nostre idee. In bocca al lupo e viva l'Expo!